Sveglia alle 4, poi centinaia di chilometri al giorno, migliaia in una settimana, 15 ore in cabina, molto spesso senza il conforto di un bar o di un servizio igienico, su e giù per lo stivale fino al rientro a casa la sera, senza nessun altro desiderio che andare a dormire, fino al nuovo giorno, sempre uguale. Dalle strade deserte del primo lockdown fino ad oggi, a più di un anno dallo scoppio della pandemia, è la vita dei camionisti al tempo del Covid, una categoria delle cui difficoltà si sente parlare di rado, quasi mai in verità, perché in effetti almeno per loro il lavoro non manca, ma la dignità del lavoro, secondo Gabriele Saccardi, autotrasportatore di Voghera, classe 1977, quella non c'è più. Facciamo dogana, poi andiamo a Genova, torniamo su a Milano e andiamo a caricare. Oggi è una giornata così. Il lavoro non manca, ma manca la dignità dell'autista, la dignità della persona, perché si arriva nei posti, siamo dipinti come degli untori, si arriva lì nelle aziende, si vive in cabina dalla mattina, mediamente dalle 5-5:30 fino alla sera alle 8, si pranzava a quell'oretta insieme a tutti i colleghi, insieme un po' di gente, quindi passava meglio la giornata. Ora solo ed esclusivamente sul camion, sul camion. Le aziende non vogliono neanche più che vai a prendere il caffè, al limite te lo portano fuori, ma vivi sul camion. Insomma, disagi che a distanza di un anno iniziano a farsi sentire anche per chi ha continuato a lavorare, e non si tratta soltanto di esigenze di socialità, anche i servizi disponibili lungo le strade, come detto, sono praticamente spariti, compresi quelli igienici. Abbiamo bisogno anche noi di andare in bagno, nei servizi. Purtroppo abbiamo le bottiglie. Ragazzi, questa è la vita del camionista adesso, al tempo del Covid. Tutti hanno bisogno di lavorare. Qui hanno buttato a scatafascio tutto. Al governo gli chiedo solo di riaprire. Abbiamo bisogno, noi come tutto il resto, tutti hanno bisogno.